grazie. Saluta Domani è un grande progetto comune e allora voglio subito iniziare a ringraziare i compagni di viaggio, le persone che hanno consentito questo viaggio e che con me l'hanno compiuto in tutti questi mesi. E innanzitutto la senatrice Valeria Fedeli, che come sempre sensibile all'ascolto che arriva dal basso e che arriva dagli stakeholder, ci ha accolto oggi in Senato. Antonio Parenti e la rappresentanza in Italia della Commissione Europea, che ha sostenuto il nostro progetto, che ha creduto in noi e che, come diceva, ha accompagnato anche i tavoli tecnici, quindi è entrato nel merito delle proposte. Monsignor Paglia e la Pontificia Accademia per la Vita, che hanno patrocinato l'evento, e Monsignor Paglia in particolare mi ha insegnato la forza della fragilità, mi ha insegnato qual è la forza della fragilità e io ho fatto tesoro di questo. E chiaramente un grazie particolare ai due direttori generali della Commissione Europea che oggi sono con noi, salute e innovazione. Permettetemi una breve parentesi. Salute Domani e l'evento di oggi in particolare è dedicato alla memoria di Gaia Panina. Gaia Panina è la persona che nel novembre del 2019 ha iniziato, ha ispirato questo progetto. Con lei abbiamo lavorato dal 2019 alla fine del 2021 e quindi è lei la prima persona che mi è venuta in mente quando ho pensato proseguo o no. E lei ha detto non ci fermeremo qui e io ho deciso che non mi sarei fermata qui. E quindi voglio dire a Gaia che siamo andati avanti, che non ci siamo fermati, perché come dice lei dobbiamo lavorare per un'Italia migliore e per una salute migliore. Grazie. In questi giorni sono stati pubblicati su una rivista scientifica i risultati dei primi due anni di questo progetto, dove appunto c'è anche lei nelle firme. Allora, il mio breve intervento sarà su questi cinque punti: il progetto Salute Domani, innovazione e salute, il modello delle competenze, le parole, quindi il linguaggio, e le proposte che oggi andremo a presentare e l'ipotesi di follow-up. Allora, il senso del progetto si racchiude in due concetti fondamentali: superare la frammentazione, che significa superare la frammentazione anche degli stati europei, superare la frammentazione tra pubblico e privato, superare la frammentazione tra le discipline. Veramente abbiamo un modello novecentesco che ha reso la specializzazione in tutto, anche nella medicina, il nostro faro. Il XXI secolo ci ha insegnato che siamo in una dimensione globale in cui rimanere nel proprio orticello ormai non ce lo possiamo più permettere. Cioè non è che non lo vogliamo più fare, non ce lo possiamo più permettere. Quindi sarà il tempo di imparare a collaborare e non ad essere in conflitto tra interessi. Il programma Next Generation EU e il PNRR italiano ci consentono, ci danno l'opportunità di fare dei passi avanti importanti ed è proprio in questa direzione che Salute Domani ha voluto lavorare. Qual è il metodo che abbiamo adottato? Abbiamo adottato il metodo del co-design tra gli stakeholder. Quindi abbiamo fatto 3 tavoli di lavoro tecnici con 43 stakeholder appartenenti all'università, alle aziende sanitarie, alle associazioni e così via, e abbiamo elaborato 5 proposte che oggi presenteremo all'attenzione delle istituzioni italiane ed europee. Innovazione e salute. Questo progetto nel 2019 è nato proprio perché sentivamo che il mondo dell'innovazione digitale, ovviamente quando parlo di innovazione parlo soprattutto di innovazione digitale perché l'innovazione nella ricerca è avanti anche nella salute, ma l'innovazione digitale e la salute erano due mondi
che non parlavano. Erano due mondi che difficilmente entravano in contatto. Abbiamo visto strategie per l'intelligenza artificiale che dicevano che la salute era importante, ma poi la declinazione nelle politiche non prevedeva l'ambito sanitario. Erano annunciate la pubblica amministrazione, erano annunciate le imprese, ma non c'erano politiche sulla sanità. Perché appunto l'innovazione digitale ha sempre viaggiato su un binario e la salute in un altro. Questa cosa con la pandemia è cambiata e oggi i due direttori che sono qui, innovazione digitale e salute, lo rappresentano. Ci dicono che questi due mondi non possono essere più separati, ma vanno tenuti ben insieme. Ovviamente le big tech se ne sono accorti prima di noi, molto prima di noi. Apple, Amazon, Google, Microsoft stanno diventando, o sono già diventate come Apple, aziende per la salute. Non pensate che siano aziende che fanno tecnologia, sono aziende che fanno salute. E Apple nel 2019, Cook diceva, il più grande contributo di Apple al genere umano sarà nel campo della salute. Apple ha già tutti i dati, il giorno che deciderà di utilizzarli avremo la telemedicina con Apple. Allora bisognerà pensarci ben subito anche nel governo delle regole. E allora pensavamo forse con il Data Act, con il Digital Service Act, forse anche un Telemedicine Act, una telemedicina, una legislazione che governi la telemedicina, laddove il pubblico e il privato si andranno ad integrare, perché appunto le big tech stanno lavorando in questa direzione. Credo che quello che sta accadendo in Europa sia molto interessante, proprio come coregolamentazione che adesso le grandi aziende tecnologiche stanno apprendendo a fare insieme al governatore pubblico, cioè al governo pubblico. Non sono più in conflitto e in antitesi di interessi, ma sono anche loro verso un obiettivo comune. Una delle cose su cui abbiamo ragionato nei tavoli tecnici è che in tutte queste misure di servizi di telemedicina, di sistemi di intelligenza artificiale, di progettazione di nuovi servizi, bisognerà sempre adottare un metodo di human-centered design, di ethical by design e di privacy by design. Quindi immaginare un modello, una modellizzazione della progettazione. Non lasciamo solo gli ingegneri e gli informatici. Mettiamo anche esperti di scienze umane, mettiamo anche esperti di design delle interfacce. Perché nella raccolta dei requisiti bisogna anche valutare i bisogni delle persone e la loro prontezza ad adottare il sistema. Dobbiamo fare valutazioni di usabilità del sistema in studi pilota. Dobbiamo fare analisi dell'impatto, soprattutto quale sarà l'impatto nella relazione medico-paziente. E dobbiamo ovviamente vedere che i sistemi tutelino i diritti fondamentali, quei valori europei che la legislazione ci ricorda. L'Europa sta facendo veramente un grande lavoro di ricordare al mondo i valori umani. Questo è il compito dell'Europa in questo momento nello scenario mondiale. Allora, abbiamo detto che innovazione e salute devono andare insieme. Allora credo che una prima proposta che come Italia vogliamo fare anche all'Europa è proprio quello di lavorare su un modello delle competenze di sanità digitale. Cioè le competenze digitali sono specifiche della sanità digitale, del contesto della sanità digitale. Quindi un modello delle competenze in digital health. Il DigiComp, nato in Europa nel 2013, che ora ad aprile ha visto la nuova versione 2.2, individua 5 aree di competenza. Allora, l'esercizio che vorremmo proporre all'Europa e all'Italia è proprio quello di immaginare queste 5 aree di competenza
nel contesto della sanità digitale. Perché ci sono delle specificità e queste specificità devono diventare un modello di competenze. Avendo il modello delle competenze, poi potremo andare a formare operatori, cittadini e corsi di, cioè nuovi studenti in medicina. Il linguaggio è importante perché le parole danno forma al mondo, cioè non è banale, quando usiamo una parola anziché un'altra stiamo orientando il nostro modo di percepire la realtà, il nostro modo di entrare in relazione, le nostre emozioni, quindi le parole sono davvero importanti. Allora, quando sentiamo dire, ed è una frase che purtroppo sento spesso, la telemedicina permette di monitorare il malato a distanza, stiamo dando una rappresentazione novecentesca. Perché monitorare vuol dire controllare attraverso un monitor un organo di un paziente, continuando a separare appunto il cittadino dal paziente, gli organi dal tutto. Stiamo parlando di un malato che, come dire, veste l'abito male del malato, non è sano, non è un cittadino, e soprattutto c'è una parola che ogni volta mi scuote: a distanza. Cioè, se noi continuiamo a pensare che la telemedicina sia una cosa a distanza, stiamo mettendo a distanza la persona dall'ospedale, dal medico, dalle relazioni, da... Non può essere. Perché non può essere? Perché il digitale abilita la relazione. Il digitale abilita la relazione. Quindi al centro non ci sarà il paziente, al centro ci sarà la relazione. Quello che il digitale ci insegna è che c'è un mondo di relazioni dove il nodo è la relazione. Quindi abbiamo oggi 5 proposte da presentarvi e soprattutto vorremmo dire che questa non è un'avventura, cioè nel senso che questo oggi non è un convegno, ma è un momento di un percorso che appunto dura da anni, che vuole presentare 5 proposte, che spera che queste proposte siano attuate e che fra 6-8 mesi si possa fare il follow up. Grazie.